Ciao a tutti ragazzi, in questo video voglio mostrarvi un mini spacchettamento dell'ordine che ho fatto su Passione Unghie, e non ho preso niente di che, però volevo approfittare per fare questo video per spiegarvi una cosina, magari non lo so, potrebbe essere utile a qualcuna. Allora, partiamo. Innanzitutto mi scuso per la voce nasale, ma ho un po' di raffreddore. Allora, partiamo con il disinfettante spray per gli strumenti. Io questo qui l'avevo, l'ho finito. Mi raccomando, quando si disinfettano vanno prima sanificati, quindi puliti manualmente, poi vanno passati nel disinfettante successivamente in autoclave, oppure se non l'avete anche una sterilizzazione a freddo come il peracetico, che ovviamente vanno seguite le istruzioni che dà appunto il peracetico, però questo non può mancare. Ottimo. Poi sarà molto breve questo video, perché comunque non ho preso molte cose. Questa puntina qui, che è la, se non mi sbaglio, è la carbide per refill, che è questa qui, che serve appunto per i refill, vediamo se si vede così, che serve per i refill, serve anche per andare a definire la curva C e per smontaggio. Io non ancora l'ho provata questa forma qui, mai provata, però sono molto curiosa e quindi era in offerta questo mese, quindi l'ho voluta prendere. Vedremo, anche se non mi sembra male, penso di trovarmici bene, perché spesso uso le flame oppure uso le flame oppure uso quelle lì cilindriche, insomma. E niente. Poi questo qui, che è il Viola Flash G78, un bellissimo colorino, che la prima volta che stavo facendo l'ordine era sold out, poi l'hanno rimesso fortunatamente ed è questo qui. Guardate che bello, è un viola con delle scagliette di grigio all'interno, cioè quindi dei brillantini glitterati grigi all'interno, bellissimi brillantini glitterati, vabbè, comunque stupendo. Anche questo era in offerta, quindi ho approfittato di queste due promozioni per prendermi questi due prodotti qui, insieme al disinfettante che assolutamente volevo. Ragazzi, il motivo del video è soprattutto questo qui, che è l'Ulka, che sarebbe il Poggiavani uscito questo mese, che va applicato, ora ve lo faccio vedere, è magnetico. Fatto così, molto carino devo dire, molto molto carino. Questo qui viene così con una pellicola, perdonate la mia tenuta casalinga, con una pellicola ed è questo qui, stupendo. Sotto è fatto così, ha dei piedini magnetici. Allora, loro nella diretta hanno presentato un aspiratore che dicevano che questo poggiabracci, insomma, andava applicato sull'aspiratore e sarebbe comunque rimasto lì, quindi si sarebbe attaccato perché ovviamente dietro è magnetico e non si sarebbe più smosso. E anche sul sito c'era scritto che aderisce a tutte le superfici ferrose come calamita. E quindi io l'ho pensato per il mio aspiratore, che è questo qui. Perdonate che è in queste condizioni graffiato, perché comunque ero qui che mi accingevo a fare la mia manina destra, che non vi mostro nemmeno perché ho vergogna, fa veramente pena. Quindi stavo cominciando a farmela e ho pensato di farvi questo video. Quindi per questo vedete un po' così. Comunque vi dicevo qui che avevo pensato di applicarlo su questa superficie qui di questo aspiratore, che è il Typhoon, che vendono su Shimax, che ora non si chiama più Typhoon perché io comunque l'ho preso proprio quando uscì,
E mi pare che adesso si chiama Duster, Duster, comunque una cosa del genere. Hanno cambiato il nome, però è sempre lo stesso, con le stesse caratteristiche, 90 watt, eccetera, eccetera, con filtro EMA Plus, eccetera, eccetera. Ottimo aspiratore, fa un po' di rumore, ma vi aspira la qualunque. Ecco, poi vi ripeto, l'hanno rifatto con le stesse caratteristiche, ma hanno cambiato comunque qualche oggettistica esterna, quindi estetica. Comunque, insomma, per non portarla sulle lunghe, io ho preso questo aspiratore, io volevo metterlo su questo aspiratore qui, ma purtroppo non aderisce. Ecco, ora vi faccio vedere. Non aderisce, ragazzi, cioè, vedete? Ci si poggia, ma non aderisce, si muove. E quindi ho detto, vabbè, un acquisto un po' inutile. Oddio, inutile, non so fino a che punto, perché comunque quello era il mio scopo, però... Il mio intento era proprio metterlo qui, magari anche non proprio dalla parte della cliente, ma magari più verso di me, che faceva magari da poggiapolso, perché comunque mi sembra ottimo. Però niente, vabbè, magari mi ingegnerò diversamente, magari attaccherò qualche calamitina qui sotto, magari qui attaccherò altre calamitine con qualche adesivo e vedrò un attimo di ingegnarmi in un modo. Però devo dire che è molto molto carino. Questo sì. E ovviamente in dotazione all'altro aspiratore che vendevano sicuramente attaccherà perché la superficie è sicuramente diversa. Forse l'errore è stato mio, ma io pensavo che comunque questa superficie attaccasse. Però insomma mi sbagliavo. E niente ragazzi, io vi mando un bacio, vi ho fatto vedere questo mini spacchettamento, vi ho... delucidato su questa cosa perché magari se anche qualcuno di voi ha questo aspiratore magari può capire, farci un pensierino, capire che forse non è il caso, oppure non so, prenderlo per altri scopi, magari come volevo fare io. E niente ragazzi, io mi mando, scusate che oggi non riesco proprio a parlare, mi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video.